Ciao ragazze, allora, nuovo video, questa volta facciamo un video creazioni, vi faccio vedere giusto qualcosina perché non ho creato tantissimo in questo periodo, sono un po' presa da altro e insomma non è un periodo molto sereno per me, quindi sto veramente perlinando poco. Comunque vi faccio vedere quello che ho fatto nell'ultimo periodo, scusate i rumori che sentite, ma io come al solito parto col video e non preparo nulla. Comunque, vi faccio vedere prima di tutto un tutorial che ho fatto tipo un paio di settimane fa di questo ciondolo. No, forse più di 2 settimane fa, forse un mesetto fa. Allora, questo qua è il ciondolo Lilium che io poi ho, di cui poi ho realizzato anche la collana, una semplice infilata di cipollotti. Ecco qua. Allora, questo ciondolo l'ho realizzato con un Rivoli da 14, mezzi cristalli, crescent e gem duo. Facile da fare. E l'ho fatto in questa versione, la prima versione che ho realizzato è stata questa. E poi ho realizzato questa versione qua nel tutorial. Ecco qua. Spero si veda, c'è un po' uggiosa oggi la giornata. Comunque, spero si veda. Poi, l'ultimo tutorial che ho realizzato, gli orecchini Galaxy. E sono questi qua. Una lavorazione veramente semplice e con pochissimo materiale. Infatti, abbiamo realizzato questi orecchini soltanto con Rokai 11.0, 15.0, mezzi cristalli da 4 mm e il Rivoli da 14. E poi ci ho messo giù questa fogliolina. Eccolo qua, il Rivoli qua è un po' rovinato. Vabbè. Spero si veda anche qua. Ok. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Eccoli qua. Poi, questi orecchini li ho realizzati per il contest di Gabriella Casano. Proprio, scusate, un orecchino fatto proprio alla velocità della luce, perché poi non avrei avuto più tempo per realizzare qualcosa, però volevo partecipare al contest e quindi proprio in maniera proprio velocissima ho realizzato questi orecchini che ho deciso di chiamare Aria proprio perché c'erano i quattro elementi. Io ho deciso di ispirarmi all'elemento Aria, che come sapete in natura è rappresentata da un triangolo, cioè tre vortici che formano un triangolo. E quindi ho realizzato questo paio di orecchini che, come vedete, presenta l'attaccatura l'una contraria dell'altra. Molto carini anche loro, anche se fatti alla velocità della luce. Poi vi faccio vedere questi orecchini, sempre ho realizzato il tutorial, gli orecchini Primula. Ho fatto anche un'altra versione in ematite, però è già andata, ragazze, per fortuna. È già andata, anche se mi piacevano tantissimo, volevo tenerli per me, però è andata. E c'è questa versione qua in viola e giallo che mi piace tantissimo. E vi ripeto, trovate il tutorial nel canale. Poi, orecchini Light Rose. Eccoli qua. Che dovrò realizzare assolutamente in un'altra versione che magari lì con i quali si può notare meglio la bellezza di questi orecchini, perché in questa versione, secondo me, non è molto, non spicca, secondo me. Però a me piace, perché mi piacciono questi toni un po' neutri. Poi ci ho voluto mettere questo nero per dargli una botta e gliel'ho data bella forte. Carini, mi piacciono tanto. Poi all'orecchio fanno un bellissimo effetto. Vediamo un po'. E di questi trovate lo schema nel mio negozietto in cui praticamente ci sono degli sconti sull'acquisto di due schemi, il 40% di sconto. Io metto sempre gli sconti nel mio negozietto. Poi orecchini Arianna realizzati per una persona molto speciale,
cui tengo molto, una creativa fantastica che stimo tantissimo. E sono gli orecchini, appunto, Arianna. Una versione un po' rock. E mi piacciono tantissimi. Anche questo qua, lobo, un effetto stupendo. Tanto che devo cambiare un po' la forma. Sto facendo sempre rombi. E non va bene, assolutamente. Non va bene, devo cambiare. Poi, questo non so se ve l'ho fatto vedere. Questo qui è il mio ciondolo. Croce di Malta, una lavorazione veramente molto particolare, molto particolare. Parte da un modulo veramente semplicissimo e poi c'è l'assemblaggio di questi moduli con l'incastonatura del Rivoli. E io l'ho fatto con le Rokai 11.0, anche di questo trovate lo schema nel mio negozietto. Di questo ho realizzato la versione con le 11.0 e volevo provare a fare anche la versione con le 8.0, che come vedete è enorme. E comunque nello schema trovate sia la versione con le 11.0 e anche le variazioni da effettuare nel caso in cui vorreste fare la versione più grande, ecco. È veramente molto particolare questo. Poi abbiamo gli orecchini Anna Maria. Eccoli qua. Anche di questi trovate lo schema nel mio negozietto. Quadrati o a rombo, come volete. Proprio ultimamente la banalità è. Come non riesco a uscire fuori da questo schema. Quadrato, rombo e basta. Devo cambiare. E questo lo trovo veramente stupendissimo. Questi sono gli orecchini Anna Maria che ho dedicato a un'altra creativa, Anna Maria Vinci. Che bravissima anche lei con il soutage, con le perline, proprio brava brava. E poi è una persona simpaticissima, la adoro. Ecco qua. Poi, questo paio di orecchini che vi ho soltanto mostrato, però non so se farne un tutorial. Anche questi sono molto particolari. Questi qua sono gli orecchini India. Sono partita iniziando a fare solita tessitura di perline e poi ho ripiegato il modulo ottenuto per formare questa sorta di cilindretto, diciamo così. È molto carino, anche al lobo è veramente particolare. Eccoli qua. Se volete il tutorial, sono contenta di farla, spero di ricordare i passaggi. Non è difficile, è più fare la decorazione in seguito alla chiusura del modulo, insomma, solo quello, ma niente di che. È fattibilissimo tutto. Poi orecchini Sansa che in tantissimi avete riprodotto. Orecchini Sansa fatto con le Arcos e le Super Duo, rocaie e basta. Ed è un modello che a quanto pare è piaciuto tantissimo, piace tanto anche a me. Ho fatto anche la versione con il Rivoli, però mi piace di più questa senza, sinceramente. Vi faccio vedere anche la versione con il Rivoli che è questa qui. Di cui non ho fatto il tutorial perché risulta veramente difficile farmi capire nell'incastonatura perché ci sono diversi passaggi a vuoto da fare. Comunque vedrò se riuscirò a renderlo un po' più semplice. Ripeto, io lo preferisco senza il Rivoli. Sembra anche più grande, più piatto. Invece con il Rivoli all'interno tende ad incurvarsi, quindi sembra più cicciotto. Carino anche lui. Poi vi faccio vedere gli orecchini che devo spedire assolutamente alla vincitrice del contest dei 5.000. Orecchini Gabriella, dedicati a Gabriella Casano.
che è appunto la vincitrice del contest, e devo dire che mi ha messo veramente in difficoltà realizzare qualcosa per lei, perché lei è un po' pazzerella, è un po' romantica e quindi non sapevo cosa fare, specialmente i colori da utilizzare. Ho cercato di analizzarla un po', di guardare un po' i suoi video, e in realtà avevo un'altra idea per lei, che era praticamente questa qui. Praticamente, questi qua sono i miei orecchini Madonna che io ho realizzato in tessitura di perline. All'interno ho inserito questa catena. Lì la mia idea era quello di realizzare per Gabriella un paio di orecchini dai colori molto neutri, tipo anche tipo un rosa come questo, però inserirci la catena perché lei è un po' rock. Però non esaltava questa catena assolutamente, non si vedeva. Ho detto no, ma che schifo. Insomma, alla fine, lavorando tipo 3-4 giorni per inserire questa catena nella lavorazione in tessitura, ho pensato che l'unico modo per esaltare la catena era utilizzare un unico colore del modulo. E mi è uscito fuori questo, che più che Gabriella, diciamo che è più mio questo, è più il mio tipo di gioiello, non di Gabriella. Non è così metallara, ecco, non è così rock lei. È rock al punto giusto, diciamo. Infatti ho utilizzato questo rosso proprio per evidenziare la sua pazzia, diciamola così, ecco. Non che sia pazza, è un po' rock, e ci ho messo questo rosso qua che va un attimino a spezzare tutti i toni neutri che ho utilizzato, molto chiari, rosa, verde menta. Poi ho messo queste kite di questo verde, queste sfumature della terra, perché mi sembra di aver sentito in qualche suo video che le piacciono i colori della terra. E quindi ho messo queste kite all'interno della lavorazione di questa colorazione. Anche di questo modulo trovate lo schema su Etsy, e vi faccio vedere. Quindi questo qua l'avete visto, l'orecchino Madonna. Vi faccio vedere l'ultima mia fatica, che vabbè, che ho deciso di dedicare alla mia amica Checca, appunto gli orecchini Checca dai colori molto soft, e sono questi qua. Eccoli qua. Anche in questo caso non mi sono smossa dal solito quadrato rombo, purtroppo, però ho utilizzato le nuove perline Chevreau Duo, molto carine, diciamo. A me piace sperimentare le nuove perline, però le mie preferite restano sempre e comunque le Super Duo. Basta, le altre le provo, magari ne acquisto un pacchettino così per provare, però si ferma lì la cosa, perché le mie preferite rimangono le Super Duo. È giusto comunque sperimentare, ma ci sono troppe perline, troppe, troppe. Alcune infatti mi sono proprio rifiutata di acquistarle perché veramente sono troppe. E questo paio di orecchini dedicato alla mia amica Checca. Ciao Checca! Mi piace tantissimo. E basta, non ho fatto tantissimo, ragazzi, sono un po' vagabonda ultimamente. Però devo svegliarmi assolutamente da questo periodo buio. Per fortuna comunque i vostri messaggini mi tirano un po' su di morale. E niente, ragazzi, allora vi ricordo lo sconto del 40% sull'acquisto di due schemi nel mio negozietto Etsy, e basta. Ci vediamo al prossimo video, un video tutorial sicuramente. Un bacio a tutte, ciao!